Cari ascoltatori, oggi ci addentriamo in una questione di profonda importanza spirituale e teologica, che riguarda non solo la storia, ma anche il destino eterno delle anime. Parleremo della Chiesa Luterana, una comunità cristiana nata dalla Riforma protestante del XVI secolo, e delle sue divergenze dalla vera Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa Cattolica. Nel 1517, Martin Lutero, un monaco agostiniano e teologo tedesco, affisse le sue 95 tesi sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg. Con questo gesto, Lutero intendeva riformare alcune pratiche che riteneva corrotte all'interno della Chiesa Cattolica, come la vendita delle indulgenze. Tuttavia, il movimento che ne seguì non si limitò a una riforma interna, ma portò a una rottura con la Chiesa Cattolica e alla nascita di una nuova comunità cristiana, la Chiesa Luterana. Uno dei principi fondamentali del luteranesimo è il concetto di sola scrittura, che significa solo la scrittura. Secondo Lutero, la Bibbia è l'unica fonte di autorità per i cristiani, escludendo la tradizione e il magistero della Chiesa. Questo principio ha portato alla negazione di molte dottrine cattoliche che si basano non solo sulla scrittura, ma anche sulla tradizione apostolica tramandata attraverso i secoli. Un'altra differenza cruciale tra la Chiesa Luterana e la Chiesa Cattolica riguarda l'Eucaristia. Mentre la Chiesa Cattolica insegna la dottrina della transustanziazione, secondo cui il pane e il vino diventano realmente il corpo e il sangue di Cristo, Lutero propose una dottrina diversa, conosciuta come consustanziazione. Secondo questa dottrina, il corpo e il sangue di Cristo sono presenti accanto al pane e al vino, ma non sostituiscono la loro sostanza. Questa deviazione dalla fede cattolica è un punto di profonda divisione, poiché mina la comprensione sacramentale della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Un altro aspetto significativo della Chiesa Luterana è il rifiuto della successione apostolica, la linea ininterrotta di autorità trasmessa dagli apostoli ai vescovi della Chiesa Cattolica. Senza questa successione, le ordinazioni luterane non sono considerate valide dalla Chiesa Cattolica. Ciò significa che, secondo la dottrina cattolica, i pastori luterani non sono veri sacerdoti e di conseguenza non possono consacrare validamente l'Eucaristia. Questa mancanza di successione apostolica priva la Chiesa Luterana della pienezza dei sacramenti come istituiti da Cristo stesso. Ma la separazione della Chiesa Luterana dalla Chiesa Cattolica non si ferma qui. Nel corso dei secoli, la Chiesa Luterana ha sviluppato altre dottrine che divergono significativamente dalla fede cattolica. Ad esempio, mentre la Chiesa Cattolica riconosce 7 sacramenti, la Chiesa Luterana ne riconosce solo 2, il battesimo e l'Eucaristia, quest'ultima intesa in modo diverso rispetto alla dottrina cattolica. Questo ridimensionamento dei sacramenti riduce la ricchezza spirituale della vita sacramentale come voluta da Cristo e trasmessa dagli apostoli. Il rifiuto della Chiesa Luterana del sacramento della confessione e dell'estrema unzione priva i fedeli della possibilità di ricevere il perdono sacramentale dei peccati e la grazia nei momenti di malattia o di morte, come insegna la Chiesa Cattolica. Questo è un altro segno di come la rottura con Roma abbia privato i fedeli luterani di mezzi essenziali di grazia e salvezza. Inoltre, la Chiesa Luterana, in molti dei suoi rami, ha accettato il divorzio e le seconde nozze, contrariamente all'insegnamento cattolico sull'indissolubilità del matrimonio. La Chiesa Cattolica insegna che il matrimonio è un sacramento indissolubile, un riflesso dell'amore eterno di Cristo per la Chiesa. Accettare il divorzio significa minare l'insegnamento di Cristo stesso e privare il matrimonio della sua natura sacramentale.
cari fratelli e sorelle, è tempo di riflettere su queste differenze e comprendere che la vera Chiesa di Gesù Cristo è quella che ha preservato intatta la successione apostolica, la purezza della dottrina e la pienezza dei sacramenti. La Chiesa luterana, pur condividendo molte credenze cristiane, si è allontanata dalla pienezza della verità che si trova solo nella Chiesa cattolica. Non è mai troppo tardi per tornare alla vera Chiesa di Cristo, dove troverete la pienezza della fede, la vera Eucaristia e la via sicura verso la salvezza eterna. La chiamata a tornare alla Chiesa cattolica non è un appello contro i singoli individui, ma un invito amorevole a riconciliarsi con la pienezza della verità e della grazia che Cristo ha voluto per la sua Chiesa. Ricordate, la vera Chiesa di Gesù Cristo è quella che ha mantenuto la successione apostolica, quella che celebra i sacramenti come istituiti da Cristo stesso e che rimane fedele alla tradizione apostolica. Tornate alla Chiesa che Cristo ha fondato su Pietro, alla Chiesa cattolica, dove troverete la pace, la verità e la vita eterna.